Siamo arrivati più o meno a metà percorso delle sapericene e possiamo anche cominciare a fare un po' di bilanci dell'esperienza. Noi siamo molto soddisfatti di quella che è stata la risposta del pubblico. Prima di tutto, ci preme sottolineare che il pubblico ha apprezzato proprio la sfida della sapericena in sé, cioè la sintesi tra la contaminazione, tra l'aspetto culturale, che non è stato colto, ma è stato comunque qualificato e per certi versi anche specialistico, ma sapido, ecco, per rimanere nella metafora culinaria, no? Cioè gustoso, curioso, particolare. Ecco, contaminazione di questo elemento con l'elemento di pura ricreazione, di puro divertimento, perché in fondo il momento dell'aperitivo serale a fine di una giornata di lavoro, in queste giornate torride d'estate, naturalmente si presta benissimo, un momento di relax, di evasione con gli amici. Ecco, questo è il punto di forza ed è un punto di forza che ancora oggi viene apprezzato da un pubblico costante, non è anche sempre lo stesso, si ricambia, fatto di molti giovani, di molta gente che viene da fuori, che apprezza l'offerta culturale di questa città, apprezza il centro antico, e quindi noi crediamo che gli obiettivi siano tutti centrati. Certamente questo tipo di esperienze, come quelle proposte appunto da Sapericina, sono esperienze importanti non soltanto dal punto di vista dello speaker, che quindi si apre ad un pubblico più vasto ed eterogeneo, come il pubblico comunque costituito da non esperti, ma anche per il pubblico un'occasione per entrare in contatto con delle discipline o comunque degli argomenti che solitamente sono comunque tipici o comunque vengono trattate all'interno di situazioni comunque accademiche o più seriose, se così vogliamo dire. Io sono una storica della scienza e la storia della scienza notoriamente è una disciplina che è aperta all'esterno, perché comunicare il progresso scientifico e il sapere scientifico ad un pubblico di non esperti è la missione principale della mia disciplina, e questa sera quello che cercherò di fare è appunto portare degli argomenti scientifici rendendoli leggeri, gradevoli e anche comprensibili. Questo non vuol dire banalizzare la propria disciplina o banalizzare la conoscenza, vuol dire semplicemente saper comunicare e divulgare, che dovrebbe essere lo scopo principale di qualsiasi esperto, non soltanto di comunicazione ma di un esperto comunque della materia alla quale ci si dedica con passione tutti i giorni.